Bentrovati, agenti dell'SCP Doc Department! Mi sto trasformando lentamente in un Akuma. Ormai siete in tantissimi, siete fortissimi, tutti nel gruppo segreto Telegram. Accessibile solo se siete abbonati, quindi mi raccomando, pensateci! Ma adesso sedetevi comodi, perché andremo a studiare niente po' di meno che altri due SCP famosissimi. Grazie ovviamente al canale americano The Rubber. Ma partiamo da SCP-096. Aka? Uomo timido. SCP-096 è una creatura umanoide che misura circa 2,38 metri di altezza. Ha una bassissima massa muscolare. Con un'analisi preliminare si presume una certa malnutrizione. Le braccia sono grottescamente fuori proporzione rispetto al resto del corpo, raggiungendo circa 1,5 metri di lunghezza. Non ha capelli e la sua pelle è priva di pigmentazione, quindi è bianco, probabilmente senza pupille. Ma probabilmente è brutto forte come Truce Baldazzi. Non sono a posto con la testa. Le altre caratteristiche facciali rimangono simili a quelle di un essere umano medio. L'SCP può aprire la sua mandibola 4 volte di più rispetto a quella di un essere umano normale. Cosa? Ma lo mando nell'angolo rotture della Lidl. Ah! Non sembra essere intelligente o avere pensieri particolarmente complessi. L'SCP è estremamente docile. I sensori di pressione all'interno della cella indicano che spende la maggior parte della giornata accanto al muro est. Non sembra aver bisogno di cibo. Sulla base del suo comportamento, i ricercatori hanno dedotto che sia veramente timido. Non è solo il suo nome. Oh, poverino, lo Shy Guy, spinzolino, quanto è cute! Esso cerca di stare il più lontano possibile dagli umani. Ad ogni modo, quando qualcuno vede il suo volto... I capranzi. La persona che lo guarda diventa SCP-096-1. C'è qualcuno in casa? Un cannolo, mi sono spaventato a morte, ragazzi. Figa, che tu lo guardi direttamente in faccia, da delle registrazioni video o per foto, l'SCP chiamato Shy Guy entrerà in uno stadio di incazzatura indianatura psicologica e considerevole. Un po' come la donna. L'SCP coprirà il volto con le mani ed inizierà ad urlare, piangere e gorgogliare incoerentemente parole a caso. Ma lo volete lasciare stare a sto poverino, a sto Power Ranger? Approssimativamente 1 o 2 minuti dopo la visione, SCP-096 inizierà a correre verso la persona che l'ha guardato. I morti. Si muove a 35 km orari, ma sembra dipendere dalla distanza della sua vittima. Se è molto lontano, correrà molto più velocemente. Il mostro sembra avere un senso innato per la localizzazione di chi l'ha guardato. Una volta arrivato dal povero sventurato, l'SCP procederà ad attaccarlo e a ucciderlo. Ma che ci provassi, com'è che lo prendo subito a bastonate? Cos'è che sta facendo, eh? Sbagliamo? Non lasciando più tracce della sua vittima nel 100% dei casi. L'SCP poi si siederà per un paio di minuti, prima di ricomporsi e assumere l'atteggiamento docile di prima. Dopodiché, lo staff della fondazione coprirà il suo volto e lo riporterà in cella. Ma ragazzi, io sono dalla parte dell'uomo timido. Impressionante, oh. Vuole solo farsi le pelotas sue, gli ozak suoi. E la gente lo guarda. Basta, basta. A questo punto nessun materiale o metodo conosciuto permette di progredire nello studio del mostro, dato che non lo si può osservare. In una registrazione il precedente comandante del team di recupero disse che nonostante gli sparassero intensamente, il mostro non provò dolore. Avevano addirittura utilizzato armi anticarro armato, miseria ladra, causandogli enormi perdite a livello corporeo, ma era comunque capace di muoversi e uccidere l'intero team in meno di un minuto. Proprio per il fatto che durante l'attacco non avesse il coperto il volto, tutti quelli che l'hanno visto sono stati sbottigliati a causa di una possibile reazione a catena di massa, inclusa la scoperta della fondazione e la perdita di vite civili. Un dottore ha optato per la terminazione immediata di SCP Uomo Timido. Una di queste operazioni era di mandare SCP-096 nella cella di 682. Il lucertolone indistruttibile, una nostra vecchia conoscenza. Se volete saperne di più, date un'occhiata al video precedente che vi lascio
nelle schede. Ritornando all'esperimento di esecuzione, le urla delle due creature sono continuate per 27 ore, terminando con una fermata improvvisa dei suoni. Zan 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 zan. Zan 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 zan. I video del sonar hanno rivelato l'SCP severamente ferito e seduto nell'angolo ovest della stanza, apparentemente triste. I feed hanno anche mostrato l'altro SCP, Earl Lucertola, nell'angolo nord della stanza, con approssimativamente l'85% della sua massa assente. Porca miseria, si sono sbottigliati proprio come se non ci fosse un domani, eh? Dato che l'SCP attacca solo se qualcuno lo guarda, la fondazione lo ha confinato in un cubo ermetico, senza sorveglianza o strumenti ottici nella sua cella. Qualsiasi tipo di registrazione o foto dell'SCP sono strettamente proibite, ma è consentito un dipinto astratto o una sua immagine cartonizzata. È l'unico modo per poterlo osservare. Ansietta contro ansietta spettacularis. Ciao. Bella questa storia, ma adesso andiamo subito a vedere il prossimo mostro. Chi sarà mai? Ready Pixel? È SCP-173 aka Krylon, maronne. Quello che se non lo guardi muori. Faccio prima strapparmi gli occhi. Uno non lo puoi guardare, l'altro non lo devi guardare, l'altro lo devi guardare di striscio, l'altro lo devi guardare le dita dei piedi. Cioè, basta con questa storia. L'SCP è un soggetto animato estremamente ostile. È arrivato alla fondazione nel 1993. Un ragazzo carino, guardate. Ma le sue origini sono ancora sconosciute. O almeno è così che dice la fondazione. Amicte. È composto da calcestruzzo e barre di ferro con tracce di vernice spray Krylon. Ed è anche stra-inquietante che manco, veramente in questo caso, Follettina Creation arriva a sti livelli. Ciao a tutti, follettini e follettine. Neanche lei. Rimane sempre completamente immobile nella stessa posizione finché qualcuno lo osserva, muovendosi solo quando non è osservato da qualcuno. Se un uomo anche per un secondo non lo osserva, anche se chiude gli occhi un attimo, zazan! SCP-173 si trasforma in Zorro, si muove ad una velocità incredibile e ammazza tutti. Ma si può sapere che cosa vuoi da noi? Nonostante il fatto che sia una statua, l'SCP si muove comunque a una velocità impressionante. Si muove fino al suo bersaglio e infine gli torce il collo o lo strangola fino ad ucciderlo. Riesce a uccidere un uomo adulto istantaneamente. Peggio del dio degli schiaffoni. Ma non sappiamo come faccia esattamente, il che è abbastanza inquietante. Secondo me fa come Marco Togni. La creatura rimane completamente immobile mentre è nella visuale di qualcuno. Per questo motivo il personale è stato istruito ad avvisare gli altri mentre si sbattono gli occhi. Il personale ha riportato di aver sentito dei rumori di pietre quando non c'è nessuno all'interno della stanza. In più, sul pavimento, il mostro rilascia una sostanza rosso-marroncina che è stata definita come un insieme di sangue e... si può dire feci? Dato l'aumento di questo materiale, la cella viene pulita ogni due settimane. Da quei poveri sventurati di agenti di classe D condannati a morte, l'SCP è molto duro e resistente esternamente. È addirittura capace di rimanere in piedi durante uno scontro con Earl Lucertola. Come che c'è stasera? Ma Earl Lucertola lo usano in continuazione. Il suo lavoro è farsi sbottigliare da tutti gli altri mostri, per testare appunto la resistenza di Krylon. Nessuno dei due mostri morì, ma da quel giorno la Lucertola è terrorizzata da Krylon. Un po' come lo siamo noi da Aerobrain. Papi. Dato che 173 è estremamente pericoloso, è tenuto in una cella di contenimento tutto il tempo. Quando qualcuno entra nella cella di contenimento deve farlo con almeno altre due persone e la porta va richiusa sempre alle loro spalle. Due persone devono mantenere un contatto visivo, diretto, mentre l'altra pulisce il pavimento, fino a quando tutto il personale non è evacuato e il container richiuso. Altrimenti... questo qua sono le sberle schiaffo, ragazzi. Sberle schiaffo, da annotare, eh. E ora il fatto più inquietante: SCP-173 ha iniziato a riprodursi. Trump senza naso? Ma in che senso? Ma io chiamo la polizia. Ma questo è pazzo. Fa pure i figli, fa. Un evento abbastanza traumatico riguarda tre agenti di classe D. Uno dei tre starnutì chiudendo gli occhi per un frammento di secondo. Ma cosa vuoi che succeda? Se hai starnutito hai chiuso gli occhi, il vulcano erutterà, no? Ci fu un rumore di ossa spezzate e poi un urlo. Guardate che cosa hanno fatto questi baccalai! La stessa sorte capitò al primo agente. No. Da questa storia la fondazione scoprì che 179 si può moltiplicare producendo copie identiche adesso.
Maron, come gli schiaffi a velocità sonica, così. Non li vedete neanche, guardate. Ogni coppia di 173, ora chiamati 173-1 e 173-2, è stata spostata in una propria cella, ognuna con la stessa procedura di contenimento. Successe molte altre volte che un 179 si duplicasse. Da quel giorno Krylon è classificato come SCP di classe Keter. In passato, almeno 61 copie di SCP-173 sono riuscite a fuggire dal contenimento! Cosa? Quindi sono in libertà? Sì, Beppe, mi senti? Lei sutra la nuova legge che qua ci sono dei trimoni che non le rispettano? Eh? I video di contenimento hanno mostrato come lavorassero insieme per creare una breccia. Sembravano quasi un esercito ben addestrato. Alcune copie hanno bloccato gli agenti che stavano cercando di sistemare la situazione. È stato teorizzato che gli SCP-173 abbiano l'intelligenza da sciame, ovvero la loro intelligenza aumenta all'aumentare delle copie. Sti boomer maledetti ingobliniti sono dappertutto, si moltiplicano. L'SCP-173 ha provocato una rottura nel protocollo di segretezza della fondazione. Ha inoltre provocato la morte di circa 50.000 civili nel Nord America in sole 48 ore. Parecchi avvistamenti sono stati caricati su internet e persino una grande rete televisiva ha diffuso il video di SCP-173 dando indicazioni per evitare la morte istantanea. Dato l'aumento esponenziale del mostro, l'unica cosa possibile era lo sgancio di una bomba nucleare. Santo il Dio! Dove non si sa perché l'hanno censurato. Solo questo ne ha permesso la drastica diminuzione. Non voglio avere niente a che fare con questi SCP americani. Niente! Beh, ragazzi, che vi posso dire? Se non... E voi che facete? A 15.000 like vi porto un altro documentario animato sugli SCP. Mi raccomando, lasciate quel maledetto like. Non ne voglio sapere. Non ci sono scuse. Lo faccio, Non me ne pento. Ho dato la mia vita a Gesù. Ad un prossimo video.